Ciao a tutti amici, ho acquistato questo voltmetro amperometro su Banggood per soli 4 euro per diciamo monitorare corrente e tensione sulla mia bici elettrica. Allora, questo modello diciamo arriva solo a 10 ampere come corrente, dunque per la mia bici non va bene, infatti l'ho provato solo come voltmetro. Niente, ne ho acquistato un altro circa 7-8 euro che ha praticamente dentro uno shunt che lo puoi mettere in serie alla batteria e quello arriva fino a 50 ampere, quello mi deve arrivare. Questo voltmetro costa all'incirca 4 euro più spese di spedizione, saremo sui 10 euro. Diciamo che per 10 euro, avendolo provato, secondo me ne vale la pena comprarlo. Allora, le misure che io ho effettuato sono quelle della tensione e della corrente. Ho collegato questo potenziometro di potenza, vedete che se io vario, do meno corrente, do meno resistenza al potenziometro. Adesso ho sorpassato la scala del tester, dei milliampere del tester, e mi suona. Così siamo a 510 milliampere, infatti vedete che è preciso. Diciamo che è più starato questo, perché bisognerebbe tararlo questo qua, questa corrente diciamo del mio alimentatore. Mentre questo rispecchia più il voltmetro qua. Proviamo a fare... Poi adesso siamo andati fuori scala, proviamo a aumentare dall'altra parte, la resistenza diminuisce la corrente, 35, 36, 35, 36, vedete? Diciamo che secondo me è abbastanza preciso. Un'altra cosa, dietro qua ci sono due trimmer piccolissimi, ci vuole un cacciavitino piccolissimo, e si può regolare bene la tensione e la corrente. Io questo l'ho già fatto, perché all'inizio rispetto alle misure con il voltmetro e amperometro erano un po' fuori scala, così sono abbastanza diciamo abbastanza precise. Però per un'apparecchiatura che si compra a soli 10 euro secondo me ne vale proprio la pena. Io adesso questo l'avevo installato sulla mia bici elettrica per vedere la tensione della batteria e diciamo funziona egregiamente. Vi voglio far vedere perché cosa lo voglio utilizzare. Ora vi farò vedere a collegarlo su un cavo USB. Vedremo i 5 volt, vedremo gli ampere di carica di un telefono. Questa idea mi è venuta perché un mio amico, chiedendomi di costruirgli un qualcosa che gli rilevasse la corrente durante la fase di carica della batteria, perché non riusciva a capire se la batteria stava caricando o no, voleva sapere se era il guasto del telefono, era la batteria o era qualcos'altro. Mi è venuta questa idea di prendere questo voltmetro, metterlo in serie, voltmetro amperometro, e metterlo in serie al cavo USB. Dato che arriva anche fino a 5 volt, possiamo vedere la tensione e anche la corrente di carica. Ora lo collegherò velocemente. Dopo aver collegato il tutto, voltmetro e amperometro, vado a collegare questa USB all'USB del mio computer. Ok,
collegato USB, vediamo subito che abbiamo la tensione di alimentazione. Per i collegamenti poi vi farò uno schemino dove vi faccio vedere quali sono i collegamenti dell'USB e quali sono i collegamenti che ho fatto io col voltmetro. Ora attacco questo cavo USB. Questo è un USB maschio e femmina che avevo tagliato già in precedenza per fare degli altri esperimenti. Collego il mio cavo per per attaccare alla batteria del telefono, per caricare la batteria, e vediamo subito l'assorbimento. Ok, vediamo che parte 0,19, e adesso comincia a caricare e siamo a 0,27, cioè 230-250 mA. In questo modo noi sappiamo se sta scorrendo della corrente nella batteria del telefono. Se uno dei dubbi è sulla carica, su quanti ampere, eccetera, eccetera, può benissimo vederlo con questo. Oppure può vedere benissimo, anche se senza batteria, quanti ampere assorbe il telefono. Si possono fare varie prove. Comunque mi sembra un progettino abbastanza interessante, anche perché adesso stiamo misurando a 4 volt, ma volendo si può arrivare fino a 100 volt e massimo di 10 ampere di corrente. Dunque potete vedere l'assorbimento di quello che volete, sempre in corrente continua, in tensione continua. Poi se volete prendere il voltmetro e metterlo magari in uno scatolino tipo questo, ritagliate bene lo scatolino, lo mettete dentro, entrate con la vostra USB e uscite con la vostra USB. Stacchiamolo, vediamo se vedete a staccarlo che va via, diciamo, l'assorbimento di corrente. Dunque questo voltmetro amperometro secondo me è un bel oggetto, anche costando così poco, ma diciamo come precisione non è male. Ora vi faccio vedere i miei soliti schemini che faccio. Vediamo, allora, il nostro voltmetro è questo. Questo è il maschio dell'USB e questa è la femmina, cioè l'ingresso e l'uscita. I tre fili, questi qua più fini, sono quel connettorino qua. Ok. E i due fili più grossi sono questi, che sono questi due fili, rosso e nero, e questo rosso, nero e giallo. Allora, i tre fili piccolini sono quelli che riguardano l'alimentazione dell'apparecchio. Praticamente il nero e il rosso servono per alimentare l'apparecchio. Il giallo è il riferimento che serve per far leggere la tensione. Ma siccome che noi dobbiamo vedere i 5 volt, e lo colleghiamo insieme perché dobbiamo vedere i 5 volt. Se questo avessimo avuto un'altra tensione, volevamo leggere magari 10 volt, che arrivava un 10 volt da un'altra alimentazione, questo giallo andava collegato con i 10 volt lì, perché i 5 volt servono per alimentare l'apparecchio. Ok, invece gli altri due fili sono quelli che servono per l'amperometro. Per collegare un amperometro bisogna sempre tagliare i fili, cioè interrompere un filo, entrare nell'apparecchiatura, uscire e andare dall'altra parte. Allora, adesso vi spiego come va collegato al cavo. Il cavo USB praticamente ha 4 fili. 2 sono trasmissione dati, quelli che serve per trasferire i dati, e 2 sono l'alimentazione più e meno, che sono sempre il rosso e il nero. Gli altri 2 noi non ci interessano, e andiamo a prendere il rosso e il nero. Il rosso è positivo e il nero è negativo. Il rosso passerà via diritto e andrà fino all'USB. In più mi va a alimentare il positivo del voltmetro, che è il rosso, che è il rosso e il giallo.
come abbiamo detto, il giallo ci serve anche per leggere la tensione. Il nero è negativo, lo colleghiamo all'alimentazione perché serve l'alimentazione, e in più dovremo collegarlo anche al nero, quello grosso. Qua si interrompe il filo, si taglia il filo del nero e si esce col rosso, che è l'altro grosso, questo qua, il rosso, quello grosso. Praticamente questi due fili qua, rosso e nero, sono quei due fili qua grossi. Praticamente si taglia il nero che parte dall'USB maschio e arriva all'USB femmina, si collega al nero dell'amperometro, il rosso che esce si collegherà all'altro nero che va all'USB. Allora, fate il collegamento giusto perché se no non funziona. Se invertite per esempio questi due fili, praticamente il rosso lo collegate qua, non funziona, dovete collegare il nero col nero. Vi faccio vedere un'altra cosa importante, questo è il volmetro, ok? Questi sono i nostri tre fili per l'alimentazione del volmetro e per la lettura dei volt. Il nero è lo 0 volt. Il rosso, che si può applicare una tensione da 5 a 30 volt massimi, che sarebbe l'alimentazione dello strumento, ma non quello che viene letto. Dunque, se lo alimenterete, il volmetro resterà a zero. E il giallo è quello che serve per visualizzare la lettura dei volt. Quindi, se abbiamo una tensione di 24 volt e una di 60, quella di 24 volt la adoperiamo per alimentare il nostro volmetro, infatti vediamo meno e più collegati, nero e rosso, mentre invece il giallo, che è l'alimentazione di 60 volt, sarà quello che andrà collegato al giallo, che sarà quello che mi visualizzerà i 60 volt. Logicamente il nero poi va unito insieme al meno, il meno del 60 volt va unito insieme al meno del 24, quello per forza, ok? Niente, questo per quanto riguarda le tensioni massime che si possono applicare allo strumento. Diciamo 100 volt sul filo giallo, massimo di 30 volt sul filo rosso, che è l'alimentazione dello strumento. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.